Intanto un saluto a tutti e un ringraziamento per gli auguri che mi avete fatto in occasione del mio compleanno. Ho imparato una cosa, che se nessuno vi fa gli auguri il giorno del vostro compleanno, basta che il giorno dopo fate un post in evidenza di ringraziamento per gli auguri che avete ricevuto. E allora ne riceverete tanti di auguri, perché tutti si erano dimenticati magari il giorno prima. Vale la pena fare anche un post di ringraziamento soltanto per ricevere quegli auguri che sono rimasti indietro il giorno prima. È una boutade, insomma, no? Certamente non l'ho fatto apposta. In realtà avevo messo un po' di ironia in quel ringraziamento, perché vi ringraziavo per avermi ricordato il mio compleanno in qualche modo. È come se io non me ne ricordassi, purtroppo, perché i compleanni, quando si comincia ad avere la mia età, sono dei traumi e ci si ricorda di questi traumi, perché il tempo che ci avvicina alla fine è sempre più scarso, il tempo che ci resta diminuisce drammaticamente e allora bisogna anche cercare di viverlo bene, intensamente, come si è capaci naturalmente, insomma. Nessuno si può inventare niente in questa cosa. Anche chi ha tanti soldi in realtà non sa come spenderli, se non ha la capacità, se non ha sviluppato le capacità di spenderli. Anche quella è un'arte. Volevo dirvi alcune cose che riguardano sempre lo sviluppo, il futuro del canale. Io cerco sempre di fare nell'ambito delle mie possibilità, fare, cioè produrre materiale per come sono capace. E la mia esperienza in questi anni, 10 anni ormai, è che è importante il fare. La tua reputazione, insomma, buona o cattiva che sia, non viene tanto dalle parole che dici, da cose, ma da quello che fai, da quello che dimostri di fare, insomma. La reputazione ce la facciamo con gli atti, con i gesti, non con le parole, insomma. E poi in questi anni che stare su YouTube, in realtà, ci si può stare cercando le mediazioni, insomma, evitando, per esempio, commenti critici offensivi e stupidi, insomma, ma cercando nei commenti invece di migliorare quello che uno sta facendo. Quindi si può evitare di dire, insomma, io ho sempre evitato i commenti cattivi, anche quando non approvo quello che uno sta facendo, insomma, non, di solito non commento. Ma è giusto commentare se si pensa con il proprio commento di riuscire a migliorare, di dare una mano a crescere a quello che sta sforzandosi di fare qualcosa, di mettere in rete qualcosa di suo. Un atteggiamento amichevole, di disponibilità, trovo che paga sempre, insomma. In realtà chi fa del bene, anche senza esserci obbligato, insomma, fa del bene a modo suo, secondo gli strumenti che ha, ma insomma cerca di essere utile agli altri per quanto può, riceve sempre, anche quando meno se lo aspetta, una gratificazione. Insomma, è sempre pagante fare del bene. Comportarsi in maniera aggressiva distrugge, non funziona, non ha un ritorno. Quindi anche se magari si sente in certo momento una certa carica di aggressività verso qualcosa che non ci piace, qualcosa che ci disturba, è meglio lasciarla sedimentare. Poi magari il giorno dopo, 2 giorni dopo, non ci disturba più. E entrare in rete quando si ha sempre qualcosa di positivo, di propositivo da fare, evitando le cattiverie, gli insulti e queste cose qua, le intolleranze. Ognuno a modo suo, insomma, fa quello che può. È uno strumento che abbiamo, parlo di YouTube soprattutto, per
per vedere di essere quello che siamo, per mostrare quello che possiamo fare. E quello che possiamo fare è quello che mettiamo. Ma già fare è una cosa importante, insomma. E quindi lasciate fare. Se poi non vi piace quello che vedete, passate oltre, insomma. C'è sempre questo strumento importante, che è quello di, per la televisione, di cambiare canale, ma è la stessa cosa, vale anche per il tubo. C'è stata questa piccola polemica con un commento. Volevo anche dire che io di solito lascio perdere commenti cattivi, ma sono in realtà, come dico sempre, pochi, molto pochi che ci sono nel mio canale. Ma alcune volte riporto questo commento e riporto la risposta che do a questo commento, perché attraverso quel commento e la risposta che do, a volte cerco anche di chiarire le mie linee, quello che penso su quel determinato argomento. Ritengo importante, attraverso quella risposta, argomentare la mia linea, insomma, argomentare le mie motivazioni, insomma. Quindi riporto, rispondo a quei commenti che in qualche modo mi suscitano una reazione tale da giustificare quello che faccio, ma non perché mi deva giustificare, ma perché così spiego anche quali sono i criteri secondo cui mi comporto. In genere cerco, in questi casi, di argomentare. In genere rispondo argomentando, insomma, ecco. Mi piacerebbe che si usassero sempre argomenti quando si interloquisce, ed è bene anche interloquire qualche volta, no? È giusto non ricevere sempre gratificazioni, uno non è che vuole sempre essere solo gratificato, ma si capisce bene, insomma, quando un commento è costruttivo o quando invece tende a distruggere, insomma, tende a mettere in crisi quello che fai e cerca di dirti smetti, no? Datti al dippica. Maupassant, ho già messo un post per dire che ho completato la lettura integrale di tutti i racconti, che sono 310. Ci stanno in due DVD, non in uno solo. Io ne ho fatto anche due DVD compressi, ho usato la possibilità di comprimere i file e quindi li posso anche spedire via mail. Questi DVD sono a disposizione di chi ne fa richiesta. Se poi chi ne fa richiesta vuole simbolicamente fare una piccola donazione al canale, va bene. Chi non può, li può ricevere ugualmente, insomma, basta che mi mandi una mail e io glieli spedisco. Ho fatto questa operazione perché nel farlo ho cercato di migliorare la qualità audio dei file. Adesso anche Audacity, insomma, che è il programma che uso di più, ha messo a disposizione alcune funzioni, due in particolare, che permettono un po' di migliorare questa cosa. Poi col tempo si impara anche a usare meglio, per esempio, un effetto che è sempre difficile da usare, che è quello dell'equalizzazione. E allora un pochino riesco a migliorare, soprattutto i file più vecchi, no? Perché Maupassant l'ho letto nel corso degli anni. Nei primi anni lo leggevo registrandolo dalla web. La registrazione è ovviamente scarsa, deficitaria, più di tanto non si può fare. Ma insomma qualcosina si può fare anche in quello. Troverete anche racconti che non sono registrati con una qualità eccellente, insomma, e neanche tanto buona. Però ne troverete anche altri che sono registrati meglio, insomma. Gli ultimi sono registrati discretamente. Nell'insieme li ho raccolti, ho cercato di migliorarli tutti uno per uno nella qualità. Non sono riuscito ovviamente a riascoltarli tutti, per cui magari può essere sfuggita qualche ripetizione, non lo so, ma pazienza. Sta di fatto che sono
disponibili. Chi ne fa richiesta, chi mi manda una mail, a chi mi manda una mail, io li posso spedire. Pensavo che, siccome ci sono tanti anziani che non sanno usare la rete, insomma, che non la useranno mai, che magari sono a letto, hanno difficoltà, eccetera, eccetera, chi vuole può fare di questi file, può fare un CD o metterli su una chiavetta e magari può farne un dono a dei parenti anziani, a delle persone che magari conosce e che non hanno dimestichezza con la rete. Può essere un dono carino perché, insomma, sono racconti che si capiscono, cioè non hanno bisogno di una grande... e quindi piacciono, insomma. Io mi sono reso conto che ho anche proseguito in questo lavoro perché ho visto che c'è un gradimento rispetto a Maupassant. Penso anche di averlo fatto in qualche modo conoscere a qualcuno che magari prima non lo conosceva. Non sono tutti così invitanti alla lettura. L'esperienza che ho fatto è quello che magari quando provavo a leggerli per conto mio, alcuni mi piacevano, altri facevo fatica ad andare avanti. E invece leggendoli così pubblicamente, poi ascoltandoli, insomma, mi sono accorto che tutti quanti alla fine piacciono. E quindi, insomma, se volete anche farne un regalo, insomma, a dei parenti che possono ascoltare questa cosa, magari a letto, così via, c'è anche questa possibilità. Io li posso spedire, ho visto che, insomma, si possono spedire fino a 4 giga attraverso un transfer, e quindi chi vuole mi manda la mail e li riceverà. Riposterò nei prossimi tempi ancora Maupassant, soprattutto i vecchi racconti migliorati nell'audio. Poi quando avrò esaurito, perché non ci manca poi tantissimo ad esaurire questo materiale, intendo trovare anche un altro filone di racconti, insomma, da proporvi magari giornalmente, insomma, come è successo anche per Maupassant, che l'ho proposto quasi ogni giorno. Vedrò, avevo letto quasi tutti i racconti di Buzzati, ma Buzzati è uno degli autori che sono ancora protetti dal copyright. Purtroppo li avevo letti anche questi, per lo più usando il microfono di una web anche di non tanto buona qualità, e quindi la qualità audio per lo più non è granché. Ho comunque fatto un piccolo lavoro sui racconti, quelli della raccolta Il Colombre. Ho cercato di migliorare per quanto possibile, e anche di questi, dell'intero libro Il Colombre, ho cercato di raccoglierli e di farne un CD in questo caso. Purtroppo la qualità, per quanto un po' migliorata, rimane sempre un po' scadente. E soprattutto sono anche registrazioni di anni fa, quando leggevo in maniera diversa. Ma se qualcuno fosse comunque interessato, anche questo è a disposizione, basta che mi mandi una mail. Non parli con il romanzo che sto attualmente postando a puntate, uno al giorno più o meno, insomma, quindi non ci mancherà tanto per arrivare alla fine. Cosa verrà dopo? Dopo verrà un bel libro che sto portando a termine come lettura, un libro importante, che è Bouvard et Pécuchet di Flaubert. Bouvard et Pécuchet è un'opera mondo, è una grande opera, forse la più importante che ha scritto Flaubert, che invece è conosciuto per Madame Bovary, giustamente, ma si dimentica spesso Bouvard et Pécuchet. Ed è un'opera che riassume tutta, quasi enciclopedica, che riassume tutta la cultura del suo tempo, quindi un'opera mondo, ironica, pseudoscientifica, insomma, è un romanzo molto molto particolare, molto speciale. Io ve lo proporrò capitolo per capitolo e ne farò probabilmente anche un video di presentazione, perché merita di essere presentato questo libro.
E quindi aspettatevi, dopo John Barleycorn, di trovarvi in compagnia di Bouvard e Pécuchet, questi due personaggi particolari, molto, molto strani, in parte simpatici, in parte... Ma vedremo, insomma, perché ho intenzione di farvi un discorso, insomma, su questo libro. Ci sono ancora alcune cose che sono in fiere, in lavorazione. L'agente segreto di Conrad e la colonna infame di Manzoni. Quindi, terminato Bouvard e Pécuchet, vedrò di finire questi. Un'altra opera cominciata, ma diciamo senza fine, perché è un'opera infinita, altra opera mondo, è L'uomo senza qualità, come sapete. L'uomo senza qualità poi va avanti, prosegue capitolo per capitolo, ossia parte per parte, non so come le vogliamo chiamare. Siccome queste parti sono relativamente brevi, anche L'uomo senza qualità potrebbe essere un lavoro che funziona a puntate, anche brevi, quindi con una certa quotidianità nella presentazione. È un'opera che non avrà fine, perché insomma anche qua sono migliaia di pagine. Però, insomma, tanto per avere un qualcosa che rappresenti una linea di continuità, come lo stato Maupassant con i suoi racconti in questo periodo, anche L'uomo senza qualità mi sembrava una cosa da un'opera da tenere in considerazione. Vi ripresenterò migliorate nell'audio e con il testo sotto, se ci sta, perché c'è un limite di parole. Vi ripresenterò le elegie duinesi di Rilke, un'opera grandissima da meditare, da pensare, da ascoltare, difficile, ma una grande poesia, insomma, tra la più grande che è stata scritta, insomma, densa di intuizioni, di... che dire. Io vi consiglierei di ascoltarle, insomma, di ascoltarle con attenzione, di leggere il testo, di meditarle, di fare sì che anche la poesia entri nelle vostre corde. E le elegie duinesi sono un qualcosa che sicuramente va conosciuta, va meditata, diventi pane quotidiano in qualche modo. Un grazie ai sostenitori del canale, sostenitori che, insomma, se vogliono contribuire, ripeto, liberamente a tenere in vita il canale, a dare un contributo affinché il canale resti in vita, lavori, si aggiorni nel materiale, nel software, nell'acquisto di libri, insomma in tutto quello che serve per mandare avanti il canale, e anche a dare la sensazione, insomma, che ci sia una corrispondenza, che si formi anche un gruppo, insomma, no? di persone che sono unite anche nell'interesse verso questo strumento. E quindi ripeto che per sostenere il canale basta anche un euro. Questi sostenitori, comunque, di cui conosco la mail, avranno settimanalmente una mail con dei link di libri interi o di racconti integrali, e avranno poi la possibilità di avere dei libri che posto, magari l'anteprima di tutto il libro che poi magari verrà postato a puntate. Altre attività del canale: mi piacerebbe fare un'intervista a una persona che è stata affetta da Covid, che ha fatto 50 giorni di rianimazione, altre 30 in malattia infettiva, insomma, che ha vissuto un'esperienza terribile. Allora mi ha dato la disponibilità, insomma, una sua intervista, per cui se riesco nei primi giorni magari registro questa intervista, telefonica ovviamente, e poi ne faccio un video da presentarvi.
Col punto di domanda, perché evidentemente si tratta di una cosa abbastanza delicata, insomma, è un'esperienza che uno ha vissuto molto, molto dura, insomma, molto dura anche da raccontare. Quindi vediamo cosa ne viene. Un altro filone che stavo percorrendo, che vorrei proseguire nel cammino, è quello delle fiabe italiane. Insomma, anche la fiaba, secondo me, è un terreno che va percorso, insomma. Le fiabe italiane sono anche una miniera a cui tanti si sono rifatti, che si richiama poi alla cultura anche delle singole regioni, insomma, a motivi fondamentali che ci guidano, attraverso i quali, insomma, veniamo a contatto col mondo fin da bambini. E quindi anche le fiabe di Calvino potrebbero essere un qualcosa che prosegue giorno per giorno, magari fino all'esaurimento. Un'altra cosa che vorrei fare è quella di ripostare migliorati i romanzi, insomma, i romanzi completi, quelli che si possono postare su YouTube, insomma, quindi che non sono soggetti a diritti d'autore, ma ne ho letti tanti, insomma, di questi romanzi completi. E quindi magari vorrei riproporveli migliorati, perché, ripeto, adesso si può un po' migliorare le cose. Soprattutto si può fare anche una certa pulizia che non richiede il lavoro ossessivo che si doveva fare prima, pulizia dai rumori di fondo, da queste cose qua. E quindi vi riposterei migliorati in un unico file i romanzi che già magari sono passati. E nello stesso tempo vedrai magari di lavorare ancora sui grossi romanzi, se vedo lo spazio per migliorarli ancora nella qualità, quindi per agevolarne l'ascolto. Grandi romanzi, intendo ancora sempre Dostoevsky, Miserabili, insomma, queste cose qua, Moby Dick. Bene, grosso modo questi sono i filoni sui quali intendo proseguire. Ah, forse mi sono dimenticato una cosa. C'è anche un libro che è in uscita adesso, che si intitola La bonifica umana. L'ha scritto una ricercatrice che guarda caso ha anche il mio cognome, e si chiama Clara Zanardi. Questa ricercatrice, che abita a Venezia e che scrive di Venezia e che racconta in questo libro la Venezia turistica, i disagi degli abitanti di Venezia, la storia in qualche modo di Venezia, insomma, è un libro che ha una chiave di antropologia urbana molto forte, ma anche una grande passione di una persona che ormai è veneziana, insomma, nel senso che sta a Venezia da 12-13 anni, insomma, ed è diventata parte del tessuto veneziano. Mi ha promesso che verrà, insomma, che accetterà un'intervista per presentare questo libro che sta per uscire nei tipi della Unicopli, nella collana Lo scudo di Achille, che è una collana di libri soprattutto universitari. Ecco, quindi questo è un po' il programma per le prossime settimane e poi vediamo, insomma. Un saluto a tutti, una buona giornata, grazie.